così mi ricollego con la flat tax. Perché la flat tax, intanto la nostra proposta di legge, invito a leggerla prima di commentarla. Dopo uno giustamente può ritenerla sbagliata. Io ritengo che un abbassamento delle tasse per le famiglie, i lavoratori e le imprese di questo paese sia doverosa. Noi abbiamo, questi dati non tengono in considerazione del montante totale complessivo delle tasse. Un'impresa di total tax rate paga il 68,3%. Sono i dati di Confcommercio, paragonata per esempio con la Slovenia, che è un paese europeo, non stiamo parlando di Cina e di India, è l'esatto doppio, perché là siamo al 34%. Le nostre imprese quindi non sono competitive. Noi abbiamo fatto una proposta, guardi, io cerco veramente di parlare con la massima tranquillità, perché adesso stiamo parlando della vita delle persone, del futuro lavorativo, di imprese e cittadini. Quindi non voglio andare nel pollaio di numeri e trattare le persone come se fossero carne da macello più uno meno tre. Sto semplicemente cercando di portare una proposta, che è l'unica proposta dal nostro punto di vista che può veramente mettere in campo delle misure shock per il paese, e serve una misura shock per rilanciare l'impresa. Noi abbiamo detto, intanto è progressiva, la invito a leggere, perché è in relazione al numero dei componenti del nucleo familiare, in relazione al reddito dello stesso nucleo familiare, a differenza degli 80 euro che invece, per esempio, vengono dati anche, non so, al marito. Così non facciamo sessisti, magari la moglie guadagna 100.000 euro all'anno, il marito ne guadagna 20, prende gli 80 euro. Due persone che guadagnano invece 25.000 euro a testa non prendono un euro per tutta la famiglia. Questa, meno male che aiuta le persone povere, come diceva quella Nino. Questa semplicemente è stata una misura elettorale per guadagnare voti alle europee utilizzando i soldi di tutti i cittadini. Scusa, questa è la verità. Siete stati 10 ascoltato anni al governo. Scusami, ho ascoltato con estremo silenzio. No, io penso, sì. E ho cercato di non fare polemica. Se adesso incominciamo a darci le colpe, penso diamo un cattivo spettacolo ai cittadini. Scusami, diamo un cattivo spettacolo ai cittadini. Possiamo metterci a cercare di dare risposta al dramma che stanno vivendo? Dobbiamo continuare a fare dei salotti, colpa tua e colpa mia? Noi cerchiamo in questo momento, scusami, di portare una proposta concreta. Mi sento dire di persone che non l'hanno nemmeno letta, che costa troppo, che è fallimentare, che non è progressiva, che è cattiva. Noi cerchiamo invece di mettere in campo delle misure che possono veramente cambiare il paese. Perché contestiamo il Jobs Act? Perché ha creato una disparità di trattamento enorme. Questo è chiaro, Federica. E concludo, che io condividevo. Abbassiamo a tutti le tasse sul lavoro, perché è immorale che questo Stato chieda questa tassazione perché col proprio sudore mantiene se stesso e la propria famiglia, e dopo magari va a tassare anche la casa con soldi già tassati. Cioè, siamo in uno Stato assurdo. Ecco, voglio dirvi, a me tassano il lavoro, voglio dire, con quei soldi tassati compro la casa. Ripeto, dal 2011, fine del nostro governo, al 2014, governo Renzi, si è passato da 9 miliardi di euro a 25 miliardi di euro di tassazione sulla casa. Oggi, e dopo, quando uno chiede di abbassare le tasse, è un pazzo squinternato. No, io credo che invece adesso bisogna fare la battaglia con chiunque voglia farla per abbassare le tasse ai cittadini e dare un po' più di soldi in tasca e poter avere una vita dignitosa. Primo. Oggi. No, voglio dirlo questo, un attimo solo, con la Nino.